giorno dopo il principio di rivolte e gli scontri con le forze dell'ordine da parte di un gruppo di profughi alloggiati, ma forse sarebbe il caso di dire stipati, nell'ex caserma di Cona, e un intero territorio a interrogarsi sulla gestione di un'emergenza che rischia di sfuggire di mano. La prima a muoversi è la prefettura di Venezia. 10 profughi sono stati trasferiti da Conetta in altre strutture temporanee di accoglienza della provincia di Venezia. Vanno a sommarsi ad altri 14 trasferimenti avvenuti martedì scorso. Ma pare una goccia nel mare a chi, come il sindacato di polizia, vorrebbe una soluzione molto più drastica. L'UGL Polizia di Stato di Venezia chiede che ci sia l'immediata chiusura della base di Conetta o quantomeno un ridimensionamento drastico della presenza di profughi al proprio interno. Ovviamente, se non fosse possibile chiudere in fretta la base di Conetta, chiediamo quantomeno che venga ripristinato immediatamente la vigilanza fissa H24 della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Sempre la Prefettura di Venezia ha annunciato che saranno richiesti 600 nuovi posti ai comuni nei quali attualmente non sono ospitati migranti. Come dire, se l'accoglienza diffusa non c'è e si creano polveriere pronti ad esplodere, come le centinaia di profughi nell'ex base di Conetta, è proprio perché non tutti i comuni finora hanno fatto il proprio dovere e dovranno cominciare a farlo presto. Intanto la vicenda dell'ex caserma di Cona arriva in Consiglio regionale. Stamattina ho protocollato una mozione per fare in modo che la Regione tratti con il governo centrale per trovare una soluzione. Non è più possibile per queste persone rimanere ammassate in numeri così eccessivi all'interno di una base che sarebbe dovuta bastare per la prima accoglienza. Commentando a caldo gli ultimi fatti avvenuti nel suo comune, il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, ha chiesto alla classe politica locale e nazionale una svolta nella gestione dell'accoglienza profughi. Ci vogliono idee nuove, ha detto. Chi non le ha deve andarsene a casa.